tutti, benvenuti alla festa dell'unità di San Giovanni in Persiceto. Io sono Tommaso Cotti, il vice sindaco di Persiceto, e ho il piacere appunto di presiedere questa serata, questo tavola rotonda, dibattito che abbiamo voluto appunto alla festa, dal titolo Analisi del voto. Non vuole essere semplicemente un'analisi del voto, ma anche una riflessione con i nostri ospiti sull'attualità politica che riguarda sia, diciamo così, le riforme istituzionali e appunto la forma Stato del nostro paese, sia quella riforma dal basso che deve venire all'interno del nostro partito e auspicabilmente anche negli altri partiti che al momento latitano nel nostro paese. Per fare questo abbiamo invitato il professor Salvatore Vassallo, proprio prendendo spunto dal suo ultimo libro Liberiamo la politica, che appunto vorremmo anche questa sera conoscere un po' meglio, che tratta proprio queste tematiche, che sono quelle sia appunto dei due temi appunto che anticipavo prima e che si tengono. Una democrazia matura ha bisogno di partiti che funzionano e di istituzioni che funzionano. Per fare questo serve l'impegno di tutti e servono delle riforme, e Salvatore Vassallo, che è un esponente del Partito Democratico, è stato anche fra i padri fondatori del partito, è in buona parte sua la paternità del nostro statuto, appunto con questo libro e con la sua esperienza, insomma, questa sera vorremmo sapere la sua opinione su questi temi. Accanto a me poi c'è Marco Lombardo, della segreteria provinciale del Partito Democratico, con l'incarico sull'Europa, ed Irene Priolo, sempre della segreteria provinciale del Partito Democratico, sindaco di Calderara di Reno. Quindi diciamo 3-4 con me, 4 punti di vista diversi, però tutti dello stesso partito, su appunto quelle che vuole essere un'analisi della situazione politica attuale. Io partirei con una prima riflessione su quello che è stato l'esito delle ultime elezioni, 40,8%, credo fosse dagli anni 50 che nessun partito raggiungeva un risultato simile, quindi mi sembra importante partire da questo dato, perché è sicuramente molto sfidante per il nostro partito e ci pone delle fortissime responsabilità. Do la parola a Salvatore, che ringrazio tra l'altro molto per essere qua questa sera. Sì, grazie. Dunque, sulla straordinarietà del risultato credo ci sia poco da dire, perché come ricordavi, un risultato simile in Italia non si è verificato dagli anni 50, ma non solo, il risultato del Partito Democratico è il miglior risultato in assoluto di qualsiasi partito nelle elezioni europee a livello europeo nel 2014. Quindi le misure sono straordinarie, e anche non solo in termini percentuali, perché uno potrebbe dire il 40%, ma magari in una situazione in cui è calata la partecipazione, quindi magari in valore assoluto vuol dire meno. Invece il PD vince in queste elezioni guadagnando 3 milioni di voti rispetto alle europee precedenti e più di 2 milioni di voti rispetto alle politiche, cioè rispetto ad una consultazione nella quale normalmente votano molte più persone. E, tra l'altro, anche a livello europeo la percentuale dei votanti negli altri paesi è cresciuta in questa tornata elettorale, per un effetto anche un po' paradossale, perché è cresciuta la percentuale dei votanti in quanto i partiti anti-europei hanno richiamato al voto in altri paesi molti elettori che in precedenza non sarebbero andati a votare. In Italia, dove la percentuale di partecipanti al voto è comunque molto più elevata che nella media europea, la media europea è il 43, in Italia questa volta ha votato comunque più del 60%, ma nel nostro caso c'è stato un calo vistoso della partecipazione. Ciò nonostante, il numero assoluto di voti presi dal PD è cresciuto rispetto alle europee di 3 milioni e rispetto alle politiche di 2 milioni. Questo, secondo me, per dirla in poche parole, dovrebbe farci capire una cosa molto importante, e cioè che
la qualità dell'offerta, il modo in cui ci si presenta, la credibilità con cui ci si presenta proponendo un cambiamento credibile che le persone aspettano, conta. Le elezioni non sono un rito che è destinato a ripetere stancamente sempre gli stessi equilibri. L'equilibrio elettorale può cambiare in maniera anche molto drastica. D'altro canto noi l'abbiamo sperimentato, abbiamo preso il 25% dei voti alle politiche del 2013 e solo un anno dopo il 40%. Quindi al di là dei nostri giudizi sulle fasi precedenti, però questo è un insegnamento che non possiamo dimenticare. La capacità di proporre delle cose che le persone considerano in quel momento utile può fare una grandissima differenza in termini di consenso. La seconda è che il PD può essere quello che noi avevamo immaginato, e forse alcuni di noi anche più ottimisti non avrebbero creduto che sarebbe stato possibile realizzare l'idea di un partito, come si diceva nel 2008-2009, a vocazione maggioritaria, cioè capace di proporre un progetto di cambiamento per l'Italia talmente convincente, comunque utile, percepito come utile in quel momento, da mettere insieme una quantità di voti che di norma in molti altri paesi consente anche di governare da soli o con partner con cui si può stabilire una coalizione politicamente solida. Per il sistema politico italiano dice che noi non siamo condannati alla frammentazione e all'instabilità, che è possibile costruire una democrazia in cui ci sono grandi partiti che si confrontano tra di loro e si alternano. Semmai il problema di queste elezioni è che c'è un grande partito al centro-sinistra e dall'altra parte ancora un'alternativa non credibile, né nella versione ovviamente del Berlusconi decadente né nella versione di Grillo, che ha dimostrato più di poter evocare la disillusione e l'astio nei confronti della politica presente piuttosto che una vera alternativa. D'altro canto queste elezioni ci hanno dato un mandato chiarissimo ad andare avanti sulle riforme che erano state promesse durante le elezioni e nella fase anche delle primarie, di questo però magari parleremo in un secondo giro. Ci dicono una cosa anche che in un certo senso non ci dovrebbe del tutto rassicurare, che aspetti positivi o negativi, in particolare i flussi di voto che spiegano perché e come noi abbiamo preso una quota così consistente di consensi. Ora, al contrario di quanto magari alcuni di noi stessi pensavano, noi questi voti non li abbiamo presi prevalentemente da elettori, cioè i voti in più che ci sono arrivati, che ci hanno consentito di ottenere un risultato così consistente, non sono arrivati dal centrodestra, cioè da elettori stabilmente di centrodestra. Sono arrivati in larga parte ovviamente da persone che ci avevano votato in passato, perché tutti quelli che ci avevano votato nel 2013 sono tornati a votare nonostante che si trattasse di un'elezione normalmente considerata meno importante, per votare per il PD, quindi non abbiamo subito l'astensionismo che quasi fisiologicamente c'è tra un'elezione politica nazionale e le elezioni europee, e perché abbiamo preso un po' di voti dei grillini, di quelli che hanno votato Grillo nel 2013, forse per come la vedo io, persone che avrebbero votato il PD già nel 2013 se il candidato del PD fosse stato un altro, e ci hanno votato quasi tutti quelli che avevano votato per Scelta Civica, quindi elettori che nel 2008 in una certa parte avevano votato per Berlusconi, che lo avevano già abbandonato nel 2013 per Scelta Civica, che nel 2014 sono venuti tutti sul PD a guida renziana. Di elettori che nel 2013 hanno votato per Berlusconi, noi ne abbiamo presi pochini. E, d'altro canto, il risultato disastroso del Forza Italia, del centrodestra, e non buono di Grillo è dipeso non tanto per il fatto che hanno travasato voti verso il PD, che hanno perso voti per il PD. Questo è stato in parte vero per Grillo, quasi per niente per Forza Italia, ma soprattutto perché hanno continuato a perdere una valanga di voti verso l'astensione. Berlusconi ne aveva già lasciati a casa nel 2013 la metà
di quelli che aveva preso nel 2008, in gran parte verso l'astensione, ha continuato perché ovviamente nel 2014 era ancora meno credibile. Ora, questo che vuol dire? Che noi abbiamo ricevuto un mandato chiarissimo ad andare avanti nella direzione delle riforme, che il PD è senza dubbio il partito più forte non solo in Italia ma il partito più forte del centro-sinistra in Europa, e questo ci ha consentito e sta consentendo al governo italiano di imprimere anche un cambiamento negli indirizzi europei, ma questo non vuol dire che noi siamo destinati a vincere tutte le prossime elezioni. Noi abbiamo vinto così perché c'è una quota molto consistente di elettori di centrodestra che è rimasta a casa, il che per noi è un rischio, ma in fondo per la democrazia italiana è un bene, perché noi sappiamo che siamo consapevoli di poter governare meglio di come non abbia fatto, di quanto potrebbe fare il centrodestra oggi, ma sappiamo anche che una democrazia solida si basa sul fatto che c'è qualcuno che governa e qualcuno che realisticamente lo può sfidare. Quindi noi oggi siamo fortissimi, abbiamo un grande mandato, non è detto che vinceremo in eterno e forse questo è un bene, e anzi forse è addirittura necessario che non troppo tardi dall'altra parte si costituisca un'alternativa minimamente credibile, perché forse è meglio una dinamica normale di alternanza tra un centrosinistra europeo quale noi siamo e un centrodestra europeo decente quale dovrebbe diventare o potrebbe diventare forse il centrodestra quando avrà capito che l'era di Berlusconi deve finire, piuttosto che l'alternativa tra la politica e l'antipolitica. Almeno questa è la mia opinione. Ed è anche l'opinione, diciamo, della prima parte del libro, cioè che noi dobbiamo trovare il modo per transitare finalmente verso una normale democrazia dell'alternanza. Queste elezioni sono un passo in quella direzione perché rafforzano il centro-sinistra in un modo che ci consente di essere dei competitori molto efficaci e utili per la società italiana in questo versante. Dobbiamo costruire le condizioni perché l'intera impalcatura possa assumere appunto le vesti di una democrazia dell'alternanza completa. E penso che questo sia il lavoro che giustamente si sta facendo oggi in Parlamento. Grazie Salvatore, do la parola a Marco. Grazie Tommaso anche per l'invito. E colgo l'occasione per rispondere alla tua domanda proprio riprendendo un passaggio del libro di Salvatore che ho particolarmente apprezzato. Lui dice che sostanzialmente l'identità del partito oggi si misura nella credibilità del leader, nel messaggio elettorale che si rivolge agli elettori e in qualche modo anche nella struttura del partito stesso. Allora proviamo a rispondere rispetto a queste tre cose, in parte ripeto cose che ha detto già Salvatore, però la credibilità del leader in questo momento, in questa elezione, era particolarmente forte perché Matteo Renzi è arrivato a queste elezioni grazie anche al traino delle primarie vinte con un'affermazione netta. Il messaggio elettorale in queste elezioni europee è stato poi particolarmente importante. Perché quando Salvatore dice che l'analisi dei flussi, per esempio, ci rappresenta un voto che al Partito Democratico è arrivato anche da quella che era sostanzialmente la lista Monti, ci dice una cosa, ci dice attenzione che quando si fa un messaggio elettorale inseguendo il centro, poi alla fine non si convince né il proprio elettorato né l'elettorato del centro. Quando invece nel messaggio elettorale si dà un senso chiaro di direzione di marcia, si attrae e si drena parte del voto di quell'elettorato. Noi non abbiamo inseguito i Monti, di fatto abbiamo mangiato, ci siamo mangiati l'elettorato di Monti attraverso un messaggio che è stato ritenuto più credibile. Ed era un messaggio elettorale particolarmente complesso quello delle europee. Perché? Perché da una parte noi ci troviamo a fronteggiare il tema della non Europa, del contrasto all'Europa. Era il messaggio di Grillo, non euro, usciamo dall'euro, usciamo dall'Europa. Ed era forte la tentazione davanti a uno scarso consenso per le istituzioni europee
io mi ricordo gli ultimi dati dell'Eurobarometro che davano una fiducia nelle istituzioni europee sul 20%, cosa mai registrata in un paese come Italia, che è un paese europeista per vocazione. E la tentazione più grande era quella di non parlare di Europa, quindi di schivare il messaggio. Invece si è scelto proprio di affrontarlo, il terreno del contrasto all'antieuropeismo, dicendo che neanche noi volevamo questa Europa, che questa Europa non ci rappresentava e che volevamo un'altra Europa. Ecco, questa secondo me è stata la parte di credibilità del messaggio elettorale che ha molto colpito gli elettori e che in qualche modo ha trainato il consenso, perché in effetti la responsabilità della distruzione del sogno europeo, o meglio del restringimento dell'orizzonte del sogno europeo dentro i vincoli del bilancio, non era una responsabilità nostra, dei partiti progressisti e di centrosinistra. Perché? Perché negli ultimi 5 anni il Parlamento europeo è stato a vocazione di centrodestra e quasi tutti i paesi erano governati da forze di centrodestra. Su questo abbiamo ogni tanto la tendenza ad analizzare il voto sulle europee affermando la nostra vittoria, però non dobbiamo mai dimenticarci che a fronte di una vittoria del Partito Democratico abbiamo avuto una sconfitta radicale in Europa, perché la maggior parte del voto è andato invece alle posizioni dei conservatori, motivo per il quale il candidato alla Commissione Europea, cioè Martin Schulz, non diventerà Presidente della Commissione Europea, perché evidentemente la maggioranza è quella di centrodestra. Però aver identificato un messaggio elettorale con un leader credibile e averlo rivolto fuori dal proprio elettorato tradizionale, convincendo il proprio elettorato tradizionale, ma rivolgendosi in qualche modo oltre l'elettorato di riferimento, è stata una lezione, se vogliamo, da ripetere anche in futuro, o meglio, per evitare gli errori commessi nel passato. E quindi oggi è vero che l'identità dei partiti si afferma soprattutto durante il contesto della competizione elettorale, ci vuole un leader credibile, un messaggio forte e allargare il bacino degli elettori di riferimento. Questo però non basta. Non basta perché quel 40% di consensi che gli elettori ci hanno dato con le elezioni del 25 maggio non dobbiamo interpretarlo come una fiducia in bianco, come un assegno in bianco. È una fiducia a tempo condizionato. Condizionato a che cosa? Alle cose che dobbiamo fare, alle riforme che dobbiamo fare. Quindi, così come noi abbiamo avuto un'impennata del consenso, non dimenticando però che il 40% delle persone non è andato a votare, e secondo me questo in parte dipende dal tipo di elezioni europee, ma in parte dipende dalla sfiducia che i cittadini ormai hanno nel sistema politico e nel sistema partitico in generale. Quindi dobbiamo capire che in quel 40% di astensione ci sta anche parte del nostro elettorato o parte delle persone che noi dobbiamo andare a convincere. E come le convinceremo? Facendo le riforme a partire dalla riforma del bicameralismo, che ormai, come dire, da tanti, troppi anni, e poi nel libro si spiega anche perché non è stato affrontato con la voglia di risolvere il problema, ma è diventato uno dei grandi alibi, una di quelle grandi parole magiche in cui tutti noi ci illudiamo di capire qual è il senso di direzione del cambiamento, salvo poi andare a verificare che cosa vuol dire. E dall'altra parte c'è un senso di riforme che noi dobbiamo portare anche in Europa. Quando Renzi, davanti al neoeletto Parlamento di Strasburgo, dice sostanzialmente, afferma che la nostra deve essere la generazione Telemaco, al di là del fatto che tutti i parlamentari o molti parlamentari in quel momento li trovate su Google che vanno a cercare chi è Telemaco, perché Ulisse magari se lo ricordava lo disse, ma Telemaco in pochi lo sapevano, ma che cosa voleva dire con quel messaggio? Voleva dire ci dobbiamo meritare l'eredità dei nostri padri, e l'eredità dei nostri padri, l'eredità di quei padri fondatori del sogno europeo che avevano benissimo in mente che l'Europa non doveva solo integrare stati ma doveva integrare popoli, e aveva benissimo in mente l'idea che
come la generazione di Telemaco in qualche modo doveva segnare la fine della notte dei proci, così in Europa è finita la notte del banchetto sulle regole del bilancio e dei vincoli. Perché quando parliamo di flessibilità parliamo, so che qui un sindaco come Irene capisce perfettamente, parliamo di liberare delle risorse che il patto di stabilità ha vincolato e che possono essere giusti come vincoli sulla spesa, ma non come vincoli sugli investimenti, che in questo momento si possono e si devono fare soprattutto per quei comuni più virtuosi che hanno delle risorse a disposizione. Quindi l'analisi del voto ci dice che abbiamo bisogno sempre di un leader forte, credibile, di un messaggio che non insegue gli elettori di altri schieramenti, ma che li attrae in una via di cambiamento, e abbiamo bisogno poi di realizzare le cose che diciamo in campagna elettorale. Quel detto fatto, che in parte era stato utilizzato anche nella campagna di Bersani, bisogna farlo realmente, cioè bisogna non solo indicare una via del cambiamento, ma fare in modo che le persone sappiano che questo cambiamento è misurabile in passi concreti da realizzare un passo alla volta. Ma allora, buonasera a tutti, mi ritrovo a discutere di un argomento interessante, e partirei da quello che dice Marco per dire che cosa? Che io invece leggo con un po' di preoccupazione le elezioni europee, non dal punto di vista del quantum che abbiamo raccolto, che è un risultato molto molto positivo, ma perché io in realtà penso che queste non siano state elezioni europee. Queste sono state le elezioni che hanno voluto dare una conferma al nostro Premier e dare fiducia al nostro governo. Queste sono state elezioni quasi parlamentari, e hanno ottenuto a mio avviso questo risultato proprio perché l'ascesa così rapida e veloce di Renzi ha necessitato e ha voluto anche una conferma da parte dei cittadini. Io penso che questo è quello che veramente è avvenuto il 25 maggio. E quindi dico, leggo con preoccupazione, perché noi ci stiamo allontanando sempre di più da quello che è l'orizzonte europeo, benché l'Europa, io dico sempre, da certi punti di vista ci governa e impone alcuni limiti. Oggi sono stata al funerale di Viglia Michelini, il presidente dell'ANPI provinciale, e non dimentico mai che l'Europa è il frutto di quella resistenza, ma il frutto della ricerca della libertà attraverso l'unione e lo sforzo di intenti in quel periodo lì. E io l'Europa che mi immagino è l'evoluzione di quel progetto che tanto ha significato per la stabilità, sicuramente dal punto di vista della pace del nostro continente, e oggi vedo un po' annebbiato quell'orizzonte. Quindi noi sicuramente siamo stati il paese europeo che ha ottenuto il risultato più alto, il Partito Democratico è stato consacrato da queste elezioni europee, io penso in particolar modo al suo leader. Però, come dicevi giustamente tu Marco, le elezioni europee raccontano un altro film a livello europeo che ci deve preoccupare, perché si allontana da quello che era il progetto per cui l'Europa è nata. Si allontana da quello che è lo scopo istituzionale, per cui oggi al Parlamento europeo noi vediamo deputati che si siedono ma che girano le spalle, cosa e fatto che io ritengo gravissimo e indegno rispetto alle istituzioni all'interno delle quali queste persone sono state nominate. Quindi, volendo fare una lettura, ma anche molto semplicistica, io la vedo molto in questa prospettiva. Vedo anche, riprendendo alcuni concetti del libro, che in verità la politica dell'alternanza, anche se è stata molto complessa, si sta come costruendo un po' da solo attraverso lo stile della leadership. Vedo in queste elezioni un cambio proprio di modalità di gestione e di conduzione della politica, da certi punti di vista epocale, che mette forse in un cassetto uno stile che per tanti anni noi abbiamo avuto e che ci mette di fronte a un nuovo modo di intendere anche la politica, perché non possiamo negare che non sia così. Ci mette di fronte anche quelli che forse sono stati gli errori che noi abbiamo compiuto, benché abbiamo provato con serietà a condurre alcune battaglie politiche. Io molto ho sostenuto Bersani, ho molto creduto nella sua battaglia, probabilmente a un certo punto non ci siamo neanche accorti che l'elettorato, dal punto di vista anche dello stile della politica, stava andando da un'altra parte.
Quindi anche la capacità di leggere l'elettorato oggi è molto importante, quindi non soltanto il messaggio politico che noi diamo, quindi i contenuti, perché oggi guardate i contenuti si misurano e scontano la difficoltà nell'essere interpretati e nell'essere veramente applicati, perché il fatto che noi diciamo che facciamo le riforme al cittadino interessa, ma relativamente. Ieri era Radio San Lucchino, una radio molto combattiva, e i cittadini chiamano per dire sì, vabbè, ma poi le riforme, ma noi interessano i fatti, interessano la crisi, interessano i soldi, no? Per cui le elezioni è vero che devono parlare, e noi dobbiamo fare lo sforzo di parlare sempre di contenuti, ma dobbiamo anche imparare a conciliare i contenuti con una capacità di conduzione anche del dialogo politico. Probabilmente ce lo siamo detti molte volte, nel corso del tempo questa capacità non l'abbiamo mantenuta o acquisita, oggi abbiamo un leader che di questa capacità ne ha fatto una propria immagine, insomma, no? Quindi io direi diamo anche una lettura molto realistica rispetto a quello che è anche il nostro elettorato di riferimento, perché il nostro elettorato di riferimento ci punisce quando noi non facciamo bene, ed è stato il risultato del 2013, ma tenta a dare sempre fiducia, perché io poi costantemente vedo che se noi diamo un messaggio positivo l'elettorato prova costantemente a darti fiducia, ed è vero che ci hanno rivotato quelli che nel 2013 ci avevano punito, è molto vero. In più questo risultato a mio avviso racconta anche il fatto che c'è una storia che va di pari passo con le elezioni amministrative. Noi abbiamo avuto questo traino comunque in Italia, io penso che se non avessimo avuto le elezioni amministrative tragicamente noi saremmo andati in linea con il resto dell'Europa, con l'afflusso, saremmo andati addirittura sotto diciamo l'indice di partecipazione che abbiamo avuto. Quindi diciamo il combinato disposto ha favorito un buon risultato, ma ha favorito anche il cambio in molte città. Noi oggi abbiamo perso sì sicuramente due città importanti che sono Livorno e Perugia, noi parliamo sempre di Livorno ma abbiamo perso una città importante come Perugia, ma abbiamo conquistato tantissime altre città, città importanti, città che storicamente non erano nostre, e come dire si è unito al percorso delle amministrative il percorso delle europee, incardinato sicuramente a mio avviso nella figura del leader e anche nella capacità diciamo degli amministratori locali di trasmettere un messaggio. Bisognerà andare a vedere anche nelle città, noi poi voglio dire anche qua nella nostra zona abbiamo avuto un segnale che va letto molto attentamente, perché abbiamo perso un'amministrazione confinante, per cui sicuramente risultati positivi, ma laddove non abbiamo saputo cambiare lo stile della politica, interpretare quello che diceva Marco prima, che è contenuto nel libro di Salvatore, la capacità di creare consenso, di creare leadership, di creare contenuti, ecco allora se noi non sappiamo unire tutti questi aspetti abbiamo sia a livello locale, ma abbiamo visto a livello nazionale dei risultati negativi. Grazie Irene. Ecco, proseguendo un po' come traccia col libro di Salvatore, vorremmo fare questo secondo giro di tavolo appunto sull'attualità politica, incentrandola su quelle che sono le riforme istituzionali. Io intendo riforme istituzionali partendo dall'alto, quindi dall'uscita dal bicameralismo perfetto, la riforma del Senato. Io casualmente, da modesto studente di giurisprudenza, ho proprio fatto la tesi sulla Camera delle Regioni, cioè mi fu affidato il compito di studiare tutti i tentativi di riforma del Senato, si inizia dalla Commissione Bozzi, tra l'altro insomma avevo come relatore il professor Morrone, che come conoscete bene, che mi affidò questa tesi, ed è stato tutto un susseguirsi di sostanzialmente proposte coincidenti, tra l'altro proposte che se andiamo a scavare erano già forse anche all'interno dell'Assemblea Costituente, cioè poi uscì il bicameralismo perfetto, sappiamo, ma non era inizialmente proprio quella l'impostazione, qualche traccia c'è anche nella nostra Costituzione, perché il Senato è eletto su base regionale, poi quella frasetta che ha creato tutti quei problemi sulla legge elettorale, che non può essere identica per Camera e Senato, perché c'è quella parolina eletta
eletto su base regionale, quindi qualcosa che non vuole stravolgere la nostra Costituzione, non vuole andare a toccare quella che è sicuramente una delle più buone, una delle migliori Costituzioni europee, ma che vuole appunto portarla nel nuovo millennio. Da qui la riflessione appunto sulla riforma del Senato, ma che a cascata deve essere la riforma dello Stato e della burocrazia statale. E questo segnale è stato dato da Renzi in Italia e anche in Europa, è importantissimo. Noi vediamo che quando la politica è assente, quando la politica è sotto attacco, le forze corporative, le varie burocrazie, le varie caste, noi certo abbiamo una casta e abbiamo, su questo l'antipolitica ha giocato molto, ma in Italia le caste sono tante, abbiamo interi settori che purtroppo fanno il loro dovere, ma spesso reagiscono in modo corporativo alle riforme, e qui ci metto dentro tutti, ci metto dentro gli amministratori locali e le loro strutture, ci metto dentro gli apparati statali, ci metto dentro la magistratura, ci metto dentro veramente tutti, quindi non vuole essere contro qualcuno, ma la riforma dello Stato deve partire dalla testa e finire dai piedi, perché altrimenti senza la riforma dei regolamenti parlamentari, senza la riforma del bicameralismo e senza la riforma della pubblica amministrazione, questo proliferare da un lato di authority e dall'altro di apparati statali che spesso si sovrappongono, noi veramente possiamo fare delle ottime leggi, ma poi mancano i decreti attuativi, possiamo fare i decreti attuativi ma poi mancano le circolari ministeriali, e nella debolezza generale della politica la burocrazia per spirito di autoconservazione si difende e rende vane spesso molte riforme che anche in modo pregevole i governi che ci hanno preceduto hanno fatto. Quindi diciamo, questo secondo giro vuole essere un po' un vostro punto di vista sulle riforme istituzionali, un po' in generale sulla riforma dello Stato che abbiamo secondo me la responsabilità di portare avanti come partito di maggioranza relativa. Ripartiamo nello stesso ordine, quindi do la parola a Salvatore Vassallo. Ma dunque, questo è uno degli aspetti che io penso di avere documentato forse meglio nel libro, perché una delle principali ragioni per cui ho deciso di scrivere era anche quello di raccontare quello che ho imparato del funzionamento del Parlamento italiano nella legislatura nella quale sono stato deputato, combinando le cose che ho imparato come accademico e con quelle che ho visto di persona. E quindi c'è una descrizione di come funziona oggi il Parlamento, che naturalmente adesso non cerco neanche di sintetizzare, però quello che ho imparato stando per 5 anni alla Camera dei Deputati mi ha definitivamente convinto che il nostro Parlamento abbia bisogno di una riforma strutturale significativa come quella che è stata proposta dal governo Renzi con il progetto del ministro Boschi e che in questi giorni sta per essere approvata. Io ho proposto nella scorsa legislatura un progetto di riforma costituzionale che è molto simile per diversi aspetti che poi citerò. E però devo anche dire, è un'altra cosa che io cerco di documentare nel libro, che nel corso della scorsa legislatura un po' tutti i partiti, compreso il gruppo a cui appartenevo o appartenuto, hanno contribuito a rendere totalmente inutile i 5 anni che vanno dal 2008 al 2013 su questi aspetti. Un po' per la complicazione di una maggioranza che sono cambiate, ma comunque sempre complicate da gestire anche solo per l'ordinaria amministrazione, e un po' forse per il fatto che i partiti non avevano la percezione sufficientemente acuta della necessità della riforma, del segnale che bisognava dare anche ai cittadini. E la legislatura scorsa, gli anni dal 2008 al 2013, sono stati gli anni della crescita impetuosa di un sentimento di repulsione, di quasi di odio nei confronti della classe politica, per ragioni giuste e sbagliate. Anche questa è una cosa che io cerco di documentare, cercando di mettere in ordine
le critiche giustificate anche riguardo ai costi della politica, ai costi del palazzo, le indennità, dalle leggende metropolitane che si sono diffuse, che comunque sono l'indicatore di una percezione di un rapporto negativo dell'opinione pubblica con la politica. La cosa che io ho registrato è che non c'è stata una presa d'atto sufficientemente acuta della necessità di un'autoriforma dei partiti e del Parlamento nella scorsa legislatura, tanto che anche proposte come quelle su cui oggi si sta lavorando sono state messe rapidamente da parte. Okay. Ora, il punto è che la cosa che bisognerebbe provare a trasferire all'opinione pubblica, almeno quella più attenta, è che è completamente sbagliata questa idea secondo cui la riforma del bicameralismo che si sta proponendo sia, come alcuni dicono, un attacco alla democrazia o un modo per deprimere l'importanza del Parlamento. Tutto al contrario, perché se uno osserva, cerca di capire come si svolge l'attività legislativa in presenza di due Camere che hanno la stessa funzione, capisce che questo fatto deprime invece di aumentare il potere del Parlamento. Un esempio che faccio spesso, ma è secondo me molto istruttivo, è quello delle leggi finanziarie, dentro le quali, come è noto, ci sono un'infinità di decisioni di politica pubblica di grande rilievo, si accumulano dentro i provvedimenti legislativi collegati alla legge finanziaria tutta una serie di decisioni che riguardano la sanità, la pubblica amministrazione in generale, la scuola, perché dovendo riaggiustare i conti si deve intervenire in tanti settori, dalla previdenza alla sanità appunto. La gran parte delle manovre finanziarie, anzi tutte le manovre finanziarie della scorsa legislatura e anche quelle che sono state fatte in questa, in realtà, siccome si sa che il procedimento legislativo bicamerale è troppo complicato e il governo ha fretta, deve chiudere entro la fine dell'anno, vengono depositate alla commissione bilancio di una sola delle due Camere, solo in quella commissione lì c'è qualche possibilità di fare degli emendamenti, dopodiché il governo fa un maxi emendamento, pone la questione di fiducia, arriva in aula in quella Camera che è il Senato o la Camera dei Deputati, praticamente senza nessuna discussione di fatto, quindi viene approvata nell'altra Camera lo stesso. La seconda Camera in cui arriva la finanziaria praticamente non mette parola. Quindi questa enorme impalcatura complicata e anche molto costosa viene completamente aggirata. Quindi in alcuni casi l'esistenza di due Camere rende il processo legislativo talmente complicato che non si arriva alla fine. Per dire, noi abbiamo discusso per 4 anni della riforma delle province e poi dopo siamo stati costretti a prendere atto della decisione infilata in un decreto dal governo Monti che le ha completamente modificate anche in maniera un po' rocambolesca, perché il governo voleva dare un segnale sempre a quella stessa opinione pubblica che si aspettava una riduzione dei costi della politica. Ma noi per 4 anni, anche un poco per il gioco della divisione del lavoro tra Camera e Senato, abbiamo continuato a discutere progetti di legge senza arrivare da nessuna parte. Quindi in alcuni casi il bicameralismo frena e non porta un risultato, in altri, quando si deve decidere, viene completamente aggirato. Invece avere una sola Camera che alla fine è il vero interlocutore del governo, nella quale il governo deve passare per poter vedere approvati i suoi progetti di legge, rende anche quel luogo un luogo più autorevole, più serio di vaglio della legislazione. Ancora meglio sarebbe se si lavorasse molto di più di quanto non si fa oggi nelle commissioni, con un esame analitico dei progetti di legge, e molto meno in aula. Ci sarebbe tutto un capitolo che andrebbe esplorato, perché una parte dei luoghi comuni sul fatto che i parlamentari non lavorino, oppure che l'aula è vuota mentre ci sono discussioni importanti, dipendono anche dall'irrazionalità dell'organizzazione del lavoro. Cioè si presuppone che si debba discutere molto in aula, perché c'è una tradizione nostra nazionale dell'idea che l'aula è il luogo nel quale si parla
parla la nazione, in realtà l'aula finisce per essere molto spesso una sede dove si rappresentano cose ma non si decide, anche perché di norma si decide di cose complicate per le quali se uno vuole intervenire deve studiare piccoli frammenti della legislazione. In aula passano talmente tante cose che ciascun singolo parlamentare non è in grado di controllare, quindi l'unica cosa ragionevole che riesce a fare è adeguarsi alle indicazioni del capogruppo del proprio gruppo parlamentare. È un votificio in tanti casi. Allora, ridurre ad una sola la Camera che ha il potere di ultima istanza di approvare le leggi e di dare e togliere la fiducia al Parlamento non è un indebolimento del sistema parlamentare, è un suo rafforzamento. Trasformare la seconda Camera, che oggi è solo un elemento di complicazione, nella sede di rappresentanza di chi governa negli enti locali e regionali, è un modo per portare un altro punto di vista aggiuntivo, utile al processo legislativo, e anche creare una sede di compensazione che evita i conflitti che si sono verificati negli ultimi anni sempre più frequentemente davanti alla Corte Costituzionale tra lo Stato e le Regioni. Quindi è una soluzione che assolutamente sensata, che certamente non demolisce equilibri democratici, non mette a repentaglio l'equilibrio tra governo e Parlamento, anzi rende il rapporto più sano. Ed è abbastanza inspiegabile che alcuni, secondo me, che alcuni nostri compagni di partito abbiano avanzato questi argomenti. Così come in realtà è spiegabilissima la ragione per la quale fino a oggi non siamo mai riusciti, come invece sta capitando, a procedere in questa direzione. L'altra cosa che io cerco di documentare nel libro è che il dibattito sulla riforma del bicameralismo è stato segnato per circa 20 anni da una profonda, per quanto molto evidente, ipocrisia. Prima si diceva che ci sono stati molti progetti di legge di revisione del bicameralismo dalla commissione Bozzi in poi, ma sono stati tutti quanti contrassegnati da una caratteristica ricorrente. Partivano tutti dall'assunto che comunque bisognasse mantenere in piedi due corpi di parlamentari elettivi con uguali status, indennità e prerogative. Non perché questo corrispondesse ad un disegno su come doveva essere riorganizzata l'attività parlamentare, ma solo sulla base del semplice presupposto che altrimenti i senatori non avrebbero votato la riforma. E quindi, partendo dal presupposto che bisognava mantenere comunque in piedi due corpi di parlamentari elettivi, Camera e Senato, che poi vuol dire due filiere di presidenza di commissioni, presidenze d'aula, eccetera, eccetera, si sono costruiti dei tentativi anche un po' artificiali di dare delle funzioni al Senato che doveva essere elettivo. So che può apparire una tesi complottistica, io cerco di documentare che è del tutto sostenibile questa tesi, ma questo è stato vero fino alle ultime proposte avanzate anche dai cosiddetti saggi nominati dal governo Letta, alcuni anche in buona fede, perché molti miei colleghi che erano componenti di questa commissione di saggi hanno sempre sostenuto in sedi accademiche pubbliche che l'unica riforma sensata del Senato era quella di trasformarlo in un organo di rappresentanza di quelli che svolgono funzioni di governo negli enti locali e regionali, ma poi nella sede, diciamo così, tecnico-politica della commissione dovevano prendere atto che comunque questa ipotesi qua non sarebbe stata praticabile perché altrimenti i senatori non l'avrebbero votata. Il governo Renzi per la prima volta ha avuto il coraggio di dire la verità, cioè che noi abbiamo bisogno di una di quello che noi verbalmente abbiamo sempre detto, anche se mai praticato, il Senato delle autonomie.
E oggi fortunatamente si sta facendo. Io penso che noi dovremmo essere soddisfatti e orgogliosi di aver fatto, non pensare che stiamo facendo una cosa che serve per raccattare voti, un'operazione populista. Non è affatto vero, è un'operazione di salute, sanità ed efficienza delle istituzioni democratiche e del Parlamento in primo luogo, quindi penso che dovremmo esserne orgogliosi, sapere che stiamo facendo una cosa utile per le istituzioni italiane che renderà il Parlamento più efficiente e più autorevole. Ma sì, io parto da due affermazioni che sono semplici, però forse non banali. La prima è che la politica è chiamata a discutere per decidere e non a discutere per discutere. E per troppi anni si è data l'impressione, come tu giustamente dicevi, che la politica in realtà fosse un luogo per la discussione per la discussione, cioè senza mai arrivare al momento della decisione. La seconda è che in una democrazia matura ci sia l'alternanza. Cioè oggi una proposta di sinistra, di centrosinistra, si candida a governare e poi viene misurata sulla base dei risultati che ha portato, e se non ha governato bene è giusto che ci sia un'alternativa. Ecco, questa democrazia dell'alternanza noi non l'abbiamo avuta, perché abbiamo avuto una democrazia dell'alternanza per impossibilità di governare, perché questo paese è realmente ingovernabile. Un po' ingovernabile per come è stato costruito, cioè quando è stato fatto il bicameralismo perfetto, Camera e Senato, era stato fatto per paura che in qualche modo si potesse avere un esecutivo forte, ma io ho il sospetto che sia stato fatto anche per paura che le due anime più forti, cioè al tempo PC e DC, in qualche modo un sospetto reciproco che qualcuno potesse governare sull'altra. E quindi di fatto è stato costruito un meccanismo che rendeva molto complicato governare, e che nel tempo si è svuotato di potere. Cioè quando giustamente, Salvatore, tu dicevi che il Parlamento è il luogo della democrazia, però in questi anni è stato svuotato di potere, è stata fatta scientemente questa cosa. E allora quali sono le riforme che secondo me in questo momento, sulle quali si misura davvero e si può misurare la credibilità della politica se vuole riacquistare la fiducia ai cittadini? Ci sono delle riforme che servono al paese, che sono quelle che proponeva il radioascoltatore di San Luchino, cioè lavoro, perché la prima emergenza da affrontare è quella del lavoro, tassi di disoccupazione giovanile altissimi, ma anche incapacità di persone che fanno parte del mondo del lavoro e hanno oltre 50 anni che vengono espulse dal mondo del lavoro e non sono ancora nell'età pensionabile, quindi si trovano fuori dal mercato del lavoro. E per fare le riforme del mercato del lavoro, la prima cosa da fare, oltre a una riforma del mercato complessivo del lavoro e nel Jobs Act, c'è parte di questo discorso, è anche riforma di enti che hanno dimostrato negli anni di essere incapaci a produrre un risultato, per esempio i centri pubblici per l'impiego. Voi sapete che il 3% delle domande dei disoccupati ottiene risposta attraverso i centri pubblici dell'impiego. Perché? Perché è un organo più burocratico che un organo davvero di intersezione tra offerta e domanda del lavoro. Ci sono riforme che vanno fatte dal punto di vista fiscale, abbiamo una pressione fiscale enorme, tra le più alte d'Europa, e abbiamo la possibilità di trasferire parte della pressione fiscale dal lavoro, dove oggi, sulla rendita. Cioè ci sono una serie di riforme che si rivolgono ai cittadini e al paese, ci sono una serie invece di riforme che si rivolgono alla politica. La prima di queste, secondo me, rimane sempre la legge elettorale, perché se oggi ci troviamo in questa situazione, tra l'altro uno degli effetti di questa votazione è che finalmente si è data legittimazione popolare all'attuale Premier, perché ricordiamolo che non aveva alcuna legittimazione popolare, oggi è difficile che qualcuno possa mettere in dubbio la legittimazione di Renzi come Premier dopo quel 40%. Però se noi abbiamo avuto prima, adesso il governo Renzi, prima quello Letta e poi quello Monti, è perché abbiamo avuto una legge elettorale come quella di Calderoli che era fatta perché non ci fosse un governo o perché fosse impossibile vincere, no? E allora la prima riforma da fare è quella sulla legge elettorale. Riforma che tra l'altro ha inciso molto, secondo me, nella nostra incapacità di intercettare voti nell'esperienza precedente, perché quando andavamo a dire nel 2013
faremo la legge elettorale, la prima cosa che ci dicevano i cittadini è: ma perché non l'avete fatta nel momento in cui la potevate fare? E noi provavamo a rispondere: ma non avevamo la maggioranza. Ma si fa fatica poi a spiegargli perché e per come. Allora, provare a fare una riforma della legge elettorale vuol dire anche dover mettere tutto intorno a un tavolo, cosa non semplice in Italia, perché noi abbiamo avuto per almeno 12 mesi un partito che non riconosce, anzi, un movimento che, come giustamente ricordavi tu, Vassallo, anche nel libro, è un partito, perché un movimento, se si candida a prendere dei voti per trasformare dei voti in dei seggi, è tecnicamente un partito. Quindi un partito come il Movimento 5 Stelle, che in realtà non riconosceva, e solo dopo questa sconfitta elettorale ha capito che deve stare nel tavolo a confrontarsi con le proposte. Ora, è chiaro che se uno vuole fare, se io volessi fare la legge elettorale da solo, a casa mia, la farei maggioritaria, la farei col voto di preferenza. Però se faccio una legge elettorale col doppio turno, ma se faccio una legge elettorale con gli altri, devo vedere qual è la legge elettorale possibile che può uscire da questo Parlamento. E qui arriva la proposta dell'Italicum. Ora, aver legato quella proposta di riforma della legge elettorale con la riforma del Senato è la grande sfida che ha posto il governo Renzi. Una sfida molto audace, molto coraggiosa. Io personalmente, per esempio, mi sarei accontentato di una proposta più piccolina, cioè fare la riforma della legge elettorale e legarla all'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, perché finché noi non proporremo una riforma dei partiti, faremo fatica a modificare il meccanismo di funzionamento. E lì per l'articolo 49 bastava una legge ordinaria, perché per esempio dover dire che i partiti in Italia, oltre ad essere associazioni non riconosciute, devono avere uno statuto democratico, devono avere un bilancio certificato, magari se poi diciamo che devono utilizzare i soldi che ricevono per fare cose tipo la formazione politica, il rinnovamento, la partecipazione delle donne, riusciamo anche a dire come questi soldi devono essere utilizzati. Devo dire che in parte questa cosa è stata recuperata nella norma che ha abolito il finanziamento pubblico, perché la norma che ha abolito il finanziamento pubblico in realtà indirettamente ti dice che tu alcune cose le puoi fare se però i partiti vengono riconosciuti come statuto democratico, eccetera eccetera. Cosa non banale, perché guardate che oggi il Partito Democratico è l'unico che nel suo statuto ha il principio della democrazia, è l'unico che ha la contendibilità attraverso le primarie, mentre dall'altra parte noi ci troviamo con un partito padronale, anzi con due partiti padronali, di cui uno la proprietà del logo e del marchio ce l'ha Grillo, e gli altri sì, un voto vale uno, però non mi toccare né la proprietà sul voto né la proprietà sul marchio. Dall'altro è un partito azienda fondato in realtà più che su un corpo elettorale, su un corpo di fans. No, allora, chiedere che una riforma della legge elettorale oggi si faccia e si voti e che venga fatta l'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, secondo me sono le prime precondizioni per ricostruire la credibilità della politica, per poi fare le riforme che servono al Paese. E anche qui io mi rendo conto che c'è una grande discussione anche al nostro interno sull'abolizione del finanziamento pubblico, però ragioniamo anche nel momento storico in cui ci troviamo. Ci trovavamo in un momento in cui i cittadini avevano una sfiducia totale nei confronti dei partiti, in cui quando si parlava di finanziamento le facce che venivano in mente erano quelle di Bilzito, erano quelle degli altri tesorieri. Allora, secondo me è stato giusto chiedere l'abolizione del finanziamento come prova di fiducia nei confronti dei cittadini, prova che sfida in primis noi del Partito Democratico ad autofinanziarci, e magari noi dovremmo chiedere al Partito Democratico Nazionale di essere più simile a come è il Partito Democratico qui a Bologna e qui in Emilia, dove l'autofinanziamento pulito c'è, ma c'è grazie alle feste dell'unità, c'è grazie al tesseramento, c'è grazie all'attività dei volontari. E questo autofinanziamento pulito è anche la ragione per cui il partito è credibile quando poi seleziona la classe dirigente nelle amministrazioni locali. Eppure il partito è nazionale, quindi quello che succede in Calabria, quello che succede in Sicilia, indirettamente tocca il marchio PD allo stesso modo come lo tocca qui in Emilia. Quindi, per tornare e provo a riannodare il filo di questo discorso, cioè la politica può riacquistare credibilità, i partiti possono riacquistare credibilità se A, danno prova di sapersi autoriformare, e autoriformare vuol dire
attuare l'articolo 49 della Costituzione, se non per via legislativa, nei fatti. Dimostrare che una classe dirigente seria, trasparente e pulita è nel nostro territorio, è nei nostri territori. Capire che dall'autofinanziamento può essere nuova linfa per crescere come partito, e poi da lì parlare del tema anche dei costi della politica. Giustamente Salvatore fa un'analisi anche molto gustosa, per il motivo per il quale vi consiglio la lettura del libro, di quanto prende un parlamentare, mettendo voci di entrate e di uscite, facendo capire che in realtà non sono lì che si annidano i veri costi della politica. Sono anche lì, perché se magari, come lui propone giustamente, io condivido, si facesse in modo che la regolamentazione europea sul, per esempio, i rimborsi venisse fatta in maniera trasparente, adottata per tutti, ci risolveremmo molti problemi, perché poi ci sono parlamentari che giustificano queste spese per fare attività di struttura legislativa, per fare convegni, e ce ne sono altri che le utilizzano in maniera più larga, più inopportuna se vogliamo. Però c'è un processo di autoriforma che i partiti parlamentari, la politica deve fare, e c'è un processo invece di realizzazione delle riforme che la politica è chiamata a fare, e in questo ha fatto bene Renzi a fare un cronoprogramma, un mese, una riforma, in modo che sia misurabile, in quello che gli inglesi chiamano accountability, e si possa dire alla fine di questo percorso che cosa si è fatto e che cosa non si è fatto, a partire dal riforma del bicameralismo del Senato, a partire dalla riforma della giustizia, soprattutto della giustizia civile, a partire dalla riforma del mercato del lavoro e del fisco. Ecco, su questo verremo giudicati le prossime elezioni, e se daremo prova di aver dato di aver creato fatti, verremo rivotati. Se non ne daremo prova, sarà anche giusto che gli elettori si rivolgano un'altra parte, però non sarà più l'alibi dell'incapacità di governare, ma sarà una nostra responsabilità. Allora, parto dicendo questo, ci sono due parole che guidano sempre l'operato mio quotidiano, in quello che devo fare e in quello che non devo fare. Una si chiama demagogia e una si chiama coerenza. Allora, molte volte, guardate, lo dico nella politica che viene dal basso e che cerca di governare i territori, io in alcune riforme che oggi vengono fatte vedo la sconfitta della politica. La politica, quella che secondo me dovrebbe essere la politica con la P maiuscola. E capisco che oggi fosse ineludibile la riforma sul finanziamento pubblico dei partiti, ma è ineludibile perché la classe dirigente non è stata all'altezza di governare i finanziamenti pubblici ai partiti, perché c'è stata una inadeguatezza e un problema di etico di conduzione della politica. E allora noi siamo arrivati a fare una riforma che ha un po' il senso della demagogia, perché se noi vogliamo dire che i compensi per i parlamentari devono essere rapportati ai compensi europei, e io sono d'accordo, allora anche il finanziamento dei partiti deve essere rapportato al finanziamento europeo. Dobbiamo lavorare in un equilibrio, non possiamo dire che in una cosa guardiamo l'Europa e in un'altra non guardiamo l'Europa, perché non ci conviene, perché in questo momento la nostra classe dirigente non è stata all'altezza di utilizzare giustamente e nella maniera corretta il finanziamento pubblico. Lo dico perché io invece credo profondamente che il finanziamento pubblico, se ben utilizzato, sia la garanzia della buona politica, della politica trasparente e della politica che non è contaminata dai poteri economici forti. Però mi rendo anche conto che fosse ineludibile oggi fare questa riforma, perché il percorso, per come è avanzato nel corso degli anni, ci ha portato a uno Stato che ha fatto in modo che i cittadini fossero completamente disinnamorati della politica, gli scandali che non sono solo Belsito, ma che sono a tutti i livelli istituzionali, stanno dando un colpo decisivo alla politica, quindi tanto quello che succede a livello nazionale, quanto quindi la distrazione dei fondi pubblici, diciamo, quanto quello che succede a livelli regionali, tutto questo malcostume nell'utilizzo della finanza pubblica sta creando delle storture alle quali noi alle volte rischiamo di rispondere in maniera demagogica. E lo dico anche per la riforma delle province,
era da tanti anni che dicevamo che andava fatta, l'abbiamo fatta nel modo peggiore, però andava fatta. Parlo delle province perché a mio avviso la riforma, diciamo, sulle province si incardina a pieno titolo in quello che è il percorso che adesso sta avvenendo per la riforma del Senato, che io credo invece che vada assolutamente fatta e che non sia demagogica, perché noi anche come PD è da anni che parliamo e che avevamo già detto andasse fatta una Camera delle autonomie di secondo livello. E oggi all'improvviso, per i pesi e i contrappesi, sempre, come dire, per le resistenze che abbiamo, vengono fuori discussioni sul fatto che anche la Camera o il Senato delle autonomie, chiamiamolo come vogliamo, debba tornare ad essere elettivo, debba continuare ad essere elettivo. Io, guardate, che il sistema del bicameralismo perfetto non funzioni lo sappiamo da molto tempo, però ci siamo nascosti dietro a questo malfunzionamento, perché anche traccheggiare in Parlamento è stato funzionale anche a certi partiti politici, e quindi è per questo che io credo profondamente che la riforma del Senato vada fatta, perché oggi la politica non ha più tempo, non può avere più alibi, perché il mondo fuori scorre talmente velocemente che i tempi della risposta politica sono inadeguati. Noi non riusciamo mai a dare una risposta immediata ai bisogni delle persone. L'analisi e la lettura dei bisogni comporta risposte più veloci e noi non rispondiamo in maniera veloce. Cosa succede? Io non lo so cosa succede a Roma, guardate, poi in casa ho una discussione molto, molto, potete immaginarvi, ricca e accesa, però alle volte sembra come che non ci si renda conto di quello che sta succedendo nel paese e ci si perda nelle dinamiche parlamentari, perché significa continuare a conservare del potere, la dico così. E questo l'abbiamo fatto anche noi, l'hanno fatto anche gli altri partiti, e questo però è il sistema della Seconda Repubblica nella quale noi siamo, non è soltanto quello della prima che aveva altri problemi, no? Per cui oggi la riforma del Senato è ineludibile, bisogna farla e bisogna farla velocemente. La riforma del Senato deve guardare a quello che sta accadendo nelle città, perché la riforma delle città metropolitane non può andare in maniera disgiunta alla riforma del Senato e non può non vedere che oggi le autonomie locali stanno acquisendo, se possibile, un ruolo e una rilevanza anche maggiore. Lo dico perché, per come si sta evolvendo adesso, non c'è un peso importante e rilevante delle città. Il rischio è che ci sia un peso preponderante delle regioni, che poi dopo, diciamo, individuino la parte che andrà a comporre il Senato delle autonomie, e a questo punto, diciamo, la rappresentanza delle autonomie locali rischia di essere nuovamente un luogo dove la discussione si allontana dai problemi della quotidianità reale del territorio. Quindi i sindaci delle città metropolitane stanno ponendo questo tema rispetto alla riforma del Senato delle autonomie, e penso che questo debba essere portato avanti. Ma penso anche che bisogna avere coraggio, perché quando si farà la riforma del Senato delle autonomie noi dovremo fare la riforma delle regioni. Perché non si può fare una riforma del Senato delle autonomie e continuare a lavorare con un sistema regionale che A, presenta delle regioni che sono grandi come comuni capoluogo e quindi sono sottodimensionati rispetto a quello che può essere la risposta alle sfide, alle competizioni di oggi del sistema europeo. Quindi questo è sicuramente un passo che andrà approcciato. Abbiamo eliminato le province elettive, facciamo anche il passo sulle regioni accorpandole, perché bisogna avere coraggio, e bisognerà eliminare le regioni a statuto speciale, basta, dico io, lo dico da tempo, però questa sulle regioni a statuto speciale è un dibattito che vedo che nell'agenda politica non c'è mai, perché all'interno delle regioni a statuto speciale noi abbiamo bacini di consenso che dobbiamo cercare di conservare. Allora, o siamo coraggiosi fino in fondo e allora andiamo anche lì, perché le ragioni per cui le regioni a statuto speciale sono state costituite non esistono e non sussistono più, anzi hanno portato delle distorsioni, perché noi abbiamo Trentino che magari è una regione d'eccellenza dove i soldi vengono sicuramente utilizzati benissimo, ma che dal punto di vista delle capacità non ha nulla che invidiare con l'Emilia Romagna, e regioni come la Sicilia che francamente utilizzano malissimo il potere che hanno come regione a statuto speciale.
quella è un'altra riforma che va fatta assolutamente, perché il drenaggio di finanza pubblica all'interno di queste regioni a statuto speciale non ha più ragione d'essere, perché anche l'Emilia Romagna, se potesse trattenersi l'IRPEF come fanno queste regioni, sarebbe molto più competitiva nel sistema europeo, ve lo dico, e forse non avremmo neanche bisogno del patto di stabilità, non so, o potremmo dare più soldi a Roma. Cioè, queste cose noi le dobbiamo iniziare a affrontare con più coraggio, perché oggi il coraggio su questo argomento manca, ma c'è uno squilibrio nel paese che va sanato, ed è uno squilibrio che parte da nord e va a sud. Il comune di Napoli, lo diceva De Magistri, 30.000 dipendenti, non siamo in una regione a statuto speciale, siamo a Napoli, che è in Campania, regione a statuto ordinario come l'Emilia Romagna. L'Emilia Romagna, che è una regione, ha 4.500 dipendenti. Insomma, c'è qualcosa che non funziona, e quando si parla di riforme guardiamo anche a queste cose qua, perché non può esistere che si facciano i decreti salva Roma. Sono profondamente contraria, perché vuol dire che non c'è la è sicuramente vero che la capitale è una città che richiede molte risorse, perché deve garantire il fatto che vengono erogati più servizi e deve avere come dire la riconoscenza di questo ruolo di città capitale, però questo gli va dato soltanto nella misura in cui il governo della città è efficiente, non nel momento in cui il governo non è efficiente, perché non sono state gestite bene le risorse pubbliche, perché non va più bene. Allora, adesso noi siamo stati chiamati a gestire l'emergenza profughi. Ero a Roma a parlare con dei sindaci del bacino della provincia romana, loro non sanno neanche che cos'è l'emergenza profughi, perché in alcune regioni non vengono neanche mandati profughi, perché sanno che le solite regioni sono quelle che poi riescono a gestire le complessità. C'è qualcosa che non funziona profondamente, e quindi io sono convintissima che la riforma del Senato delle Autonomie debba andare avanti, ma che debba essere soltanto l'inizio di riforme più strutturali ancora. Leggevo recentemente, e concludo questa digressione, i 100 giorni della Bachelet, perché poi noi abbiamo, no, anche questa bella esperienza da guardare, che è già criticata, no, perché funziona così, il sistema è questo, fai le riforme, se le riforme non corrispondono al consenso devi gestire il conflitto delle riforme, se soprattutto vanno a intaccare alcuni poteri è un problema. La Bachelet sta facendo la riforma sulle politiche tributarie, decidendo di aumentare le imposte sulle imprese e di abbassare la pressione fiscale sui cittadini. È una scelta, e mi ha fatto pensare a quando anche noi saremo in grado di tornare a fare queste scelte, perché in questo momento, e ve lo dico dal punto di vista della politica e della finanza locale, noi non riusciamo più a fare queste scelte, perché stiamo lavorando sul contenimento di una pressione fiscale che è generale, non riusciamo più a dire premiamo questo e riusciamo a garantire più servizi, eroghiamo più servizi al cittadino, perché in questo momento contribuire al patto di stabilità nazionale, contribuire quindi alla riduzione del debito anche nelle realtà virtuose non sta più consentendo di fare politiche fiscali virtuose. Quindi io, siccome penso che noi continuiamo ad essere un partito di sinistra, noi dobbiamo tornare a fare politiche fiscali anche che vadano in questa direzione. Quella degli 80 euro penso che sia una buona manovra, viene tanto criticata perché poi alla fine è sempre così, fai una cosa, non va mai bene a tutti, e poi non basta mai 80 euro, ma cosa vuoi farci con 80 euro? No, 80 euro non sono pochi, e ve lo dice la sottoscritta, perché quando gestisci i casi sociali dei cittadini che non hanno 80 euro per pagare le bollette di casa, l'energia elettrica, 80 euro sono sempre utili, quindi è un punto di partenza anche quello. Ovviamente non è che noi abbiamo detto che con quella riforma lì abbiamo concluso il nostro percorso, però dovevamo dare un segnale, da lì si è partito, sul cuneo fiscale. Ma sapete da quanti anni è che ne parliamo? Ma è da Prodi che parliamo del cuneo fiscale, eh? Non è da Bersani, è da prima, e non siamo riusciti a intervenire adeguatamente. Quindi anche questo è un punto di partenza. Allora ci vuole coraggio, Renzi penso che ne sia dotato grandemente, da quello che vediamo non difetta di coraggio, però bisogna poi anche sapere che, e lo diceva Tommaso prima, che quando poi dopo entrano in azione meccanismi corporativi,
e sono naturali in Italia, perché sono fisiologici. Da quando esiste lo Stato italiano, noi abbiamo, ma no, da prima, da quando esistevano le città-stato, in verità, i nostri antagonisti corporativi li avremo sempre. E allora la politica grande si saprà distinguere se avrà trovato la sua strada maestra e andrà dritto per quella strada, perché poi alla fine la non demagogia e la coerenza pagano sempre. Grazie Irene. Bene, lascerei intervento conclusivo a Salvatore, un po' su terzo argomento che ci eravamo detti, sulla forma partito, visto che Marco e Irene ne hanno anche già un po' parlato, appunto lascerei l'intervento conclusivo della serata a Salvatore. Prego. Ma io direi proprio solo due brevissime cose, ringraziando Tommaso, Marco e Irene anche per aver voluto in parte interagire un po' con i contenuti di questo libretto. Comincio col dire che sono molto d'accordo con tutte le cose che ha detto Irene prima riguardo alle... Sì, infatti questo è un problema, ma nel senso anche con quella cosa, con una... affermazione che è polemica nei confronti del contenuto del libro, perché sono sicuramente d'accordo sul fatto che la riforma delle istituzioni dovrà anche riguardare le regioni, soprattutto l'articolazione delle regioni attuali e comprese quelle a statuto speciale. Ma c'è una cosa che ha detto Irene che naturalmente non tutti hanno colto in questo senso, ma che è un'esplicita critica, per fortuna almeno una, perché questo dovrebbe essere la cosa divertente, la discussione dei libri. Esatto, ancora ho letto tutto, ma c'è una cosa che lei ha detto di esplicitamente critico nei confronti del libro, che in un certo senso io condivido, perché lei dice dovremmo essere europei, a usare gli standard europei non solo per le indennità dei parlamentari ma anche per il finanziamento dei partiti. E quindi, mentre invece nel libro io adotto e cerco anche di tradurre in una proposta concreta l'idea di adeguare le indennità dei parlamentari agli standard europei, non solo in termini di livello dell'indennità ma anche di modalità di erogazione ed uso delle altre risorse che vengono messe a disposizione dei parlamentari, ma mi dico favorevole all'ipotesi a cui si è arrivati del sostanziale azzeramento, della drastica riduzione del finanziamento pubblico. In effetti io stesso non sono partito da questa posizione, io ho sempre pensato che il finanziamento pubblico ai partiti sia un aspetto normale nelle democrazie parlamentari consolidate, siccome sono abituato anche a ragionare normalmente per la mia professione in termini comparativi, cioè cerco di capire come funzionano le democrazie negli altri paesi, soprattutto in quelle in cui pensiamo che la democrazia funzioni meglio, e penso che da quelle bisognerebbe anche trarre esempio, insomma qualche insegnamento, e noi sappiamo che in giro per l'Europa dappertutto esiste il finanziamento pubblico per qualche ragione, e una delle ragioni è che bisogna anche difendere la politica dalla pressione eccessiva delle lobby, dei gruppi di interesse. Questo è effettivamente un rischio, però c'è una evidenza che io, c'è un fatto, un dato di fatto da cui io stesso sono stato colpito, avendo ricostruito la serie storica della crescita del finanziamento pubblico ai partiti in Italia, che ho ricostruito e riportato in termini comparabili, cioè di euro del 2011, e si vede che in un periodo in cui l'economia italiana è stata ferma, stagnante, addirittura siamo stati in recessione, e quindi un periodo nel quale la gente ha concretamente sofferto di questo, c'è una curva che sale con un'impennata inspiegabile nella quantità di soldi messi nel finanziamento pubblico, peraltro in un finanziamento che si è dimostrato fuori controllo. E è uno dei casi che mi ha definitivamente convinto dell'incredibile fallimento della legislatura a cui mi è capitato di partecipare, perché anche su quell'argomento lì, nella 16ª legislatura, abbiamo sì fatto una drastica riduzione dell'entità complessiva del finanziamento rispetto ai livelli stratosferici a cui era arrivata negli anni precedenti,
Ma ci siamo fermati a metà strada perché non abbiamo approvato un sistema rigoroso che rendesse rigorosa il controllo, la certificazione dei bilanci, per esempio, perché non abbiamo collegato la riforma del, cioè la reintroduzione formale del finanziamento pubblico ai partiti all'attuazione dell'articolo 49, venendo da un periodo nel quale la legislazione era sostanzialmente criminogena, perché siccome si basava sulla ipocrisia che non si trattasse di un finanziamento pubblico ma di rimborso delle spese elettorali, e siccome le spese elettorali documentabili erano di gran lunga inferiori ai soldi trasferiti ai partiti, per definizione non potevano essere documentate, accertate e controllate le spese fatte dai partiti, non so se è chiaro. Cioè, la legge diceva: vi do dei soldi come rimborso, ma tutti sapevano, a partire dalla Corte dei Conti, che le spese effettuate per la campagna elettorale erano di gran lunga più basse, quindi nessun partito si poteva permettere il lusso di consentire un controllo rigoroso, sistematico e documentato dei soldi spesi, perché erano ovviamente spesi per ragioni diverse da quelle dichiarate dalla legge. Okay. Siamo arrivati tardi a fare troppo poco, troppo tardi, siamo stati sommersi dall'onda dell'antipolitica, dal risultato di Grillo del 2014, e solo allora abbiamo capito che bisognava dare a quel punto un segnale anche più esagerato di quello che sarebbe stato ragionevole. Quindi io sono d'accordo nel merito, però bisogna riconoscere che ci siamo arrivati per un deficit molto pesante della politica, compresa la nostra. Lo stesso le province, io sono convinto che la riforma tentata appunto in maniera piuttosto grossolana dal governo Monti alla fine della scorsa legislatura non stava in piedi, ho cercato anche di sostenerlo in commissione affari costituzionali che non stava in piedi, ma perché ci siamo arrivati? Perché noi per 4 anni abbiamo continuato a raccontare che avremmo sì fatto la riforma delle province, ma era chiaro a chiunque frequentasse la commissione affari costituzionali che c'era un gioco tra tutti i partiti a rinviare la cosa per non farla. Uguale la riforma del bicameralismo, noi nella scorsa legislatura abbiamo raccontato almeno 2 o 3 volte che eravamo sul punto di dimezzare il numero dei parlamentari, e poi dopo siamo arrivati alla fine della legislatura che si è detto: non c'è più tempo. Ma come non c'è più tempo? 5 anni, non c'è più tempo. È stata una scelta deliberata di non farlo. Quindi noi allora siamo arrivati all'elezione del 2013 così male, e il risultato riflette il modo in cui ci siamo arrivati. Per fortuna oggi siamo nelle condizioni di non fare come al solito solo un'analisi autocritica, perché possiamo prendere atto che siamo su una buona strada, e in fondo non solo perché Renzi è il Deus ex machina che è venuto, è sceso dal cielo e ha risolto tutti i problemi, ma perché anche Renzi è il frutto di una cosa che abbiamo fatto insieme, cioè il Partito Democratico. In fondo il risultato del 2014 è, come anche in questo sono d'accordo con Irene, il risultato non solo anche di un leader che ha quelle caratteristiche in virtù del tipo di partito che abbiamo scelto di costruire, perché è chiaro che senza le primarie, l'idea che noi abbiamo un partito con un leader forte ma che non è proprietà di nessuno, che quindi noi abbiamo un leader forte ma a tempo, che possiamo cambiare, e anzi che cambiamo col contributo di tutti quelli che vengono il giorno delle primarie. Ora, quindi se abbiamo avuto quella chance di cambiare la direzione, avendo preso atto che quella precedente non funzionava, anche rapidamente, anche facendo un cambiamento molto radicale e repentino della classe dirigente, non è solo merito di Renzi, è anche merito del tipo di partito che abbiamo deciso di costruire, che è fatto di un'apertura straordinaria alle persone che vogliono partecipare attraverso le primarie,
di leader forti ma che cambiano sulla base della scelta delle persone, e anche di un partito che in questo senso è radicato, cioè è fatto di tanti amministratori che ci mettono la faccia, a loro volta scelti con metodi simili, e che sono credibili per le persone, sono credibili loro e danno credibilità a un simbolo, a un marchio, qualcuno direbbe, ma comunque è una cosa che nella società italiana si sta cominciando ad assumere una sua credibilità. Quindi noi possiamo fare oggi una riflessione critica di quello, insomma, degli errori che abbiamo commesso nel non aver percepito, come anche Irene diceva, che la società stava guardando, l'italiana stava a ritmi e modalità e si aspetta una comunicazione diversa dalla politica, però siamo stati capaci di cambiare anche il modo in cui abbiamo deciso d'essere. E visto che parliamo anche siamo arrivati all'attualità, è chiaro che sarà questo il modo in cui ci dovremo comportare anche di fronte alla sfida che abbiamo a breve, che è quella di dare un governo alla regione. Tutti naturalmente siamo ben consapevoli che la regione Emilia-Romagna, come dimostrano anche dati solidi, adesso non voglio fare pubblicità sulle mie libri, ma il mio precedente libro è un libro sulle regioni in cui c'è un'analisi fatta non per in vista dell'elezione del 2015, ma un'analisi fatta da diversi ricercatori sull'efficienza e sul rendimento delle istituzioni regionali in Italia, e si dimostra appunto con dati costruiti senza nessuna pregiudizio orientamento politico che la regione Emilia Romagna continua ad essere su molti settori di policy una regione che svetta in qualità, efficienza e anche soddisfazione dei cittadini rispetto alle altre. Questo anche perché noi siamo in un contesto molto favorevole, fatto di stabilità politica, di un'economia, un sistema economico comunque vivace e di una società che ha un forte senso civico. E, ciò detto, abbiamo una grande responsabilità comunque nel continuare a dare una politica di qualità alla società emiliano-romagnola, e abbiamo un partito che è in grado di farlo per le caratteristiche che ci siamo dati, fatto di tanti amministratori capaci ma anche della capacità di scegliere di volta in volta la leadership che serve nella maniera più aperta e democratica possibile, cioè attraverso le primarie. Grazie, allora chiudiamo qua questa serata, direi che è stato molto interessante questo scambio di vedute, ringrazio ancora Salvatore Vassallo, vi consiglio la lettura del libro di cui abbiamo parlato questa sera, Liberiamo la politica, tra l'altro edito dal Mulino, ringrazio Marco Lombardo, ringrazio Irene Priolo e vi do appuntamento alle prossime serate per i prossimi dibattiti, grazie e buona serata.